seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda. Davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia in utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Col ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion entra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dà la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, carta straccia. Non voglio figli, e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, devo stare in questo momento, devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Sì. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. E va bene, italiani nel mondo, la temperatura si è innalzata, pensate un po', vi parliamo da Varsavia, Enrico vi saluta, è il 5 di aprile, 5-4-2016 e siamo in direttissima con l'orario dell'Europa alle 9.05, come dicevamo poc'anzi, a trasmettere la rassegna stampa di iditalia.com. Puntualmente la voce di Andrea Bogani, il fiorentino di Radio Firenze. Comunque abbiamo dei jingle, sì, potremmo anche aggiornarli sicuramente, ma anche se qualcuno di voi si degnasse così un pochettino di mettere mano al portafoglio e sponsorizzare questo programma, vi faremo vedere delle stelle. Comunque una riflessione psicologica così parte forse dalla... proprio dalla primavera, dal cambio della stagione, dall'osservare così un pochettino il mutamento proprio stagionale, l'ho proposta su Facebook.
Dunque, vanno di moda molto questi test psicologici che alcuni sono carini, alcuni sono stucchevoli, alcuni sono noiosi, alcuni sono interessanti. Per esempio, ne ho fatto uno. Sapete che l'hobby principale, la passione principale di chi vi parla è quella di viaggiare, di capire, di conoscere nuove popolazioni, di esplorare sempre come Magellano, come Marco Polo, nuovi stati. Ecco, Marco Polo ancora posso tranquillamente lustrargli le scarpe, però c'era una statistica che faceva parte di un sito che si chiama mytravelmap.tk e un pochettino, non so, ogni tanto cliccando sullo stesso mi appaiono messaggi di virus eccetera eccetera, però ti consente di capire, anche se è una statistica un pochettino così azzardata, quanta parte del globo, anche se in percentuale, quindi non è fatto sulla base del numero degli stati, perché so che come stati sovrani sono circa 84, ho finito la collezione dell'Europa perché mi manca solo il Kosovo, però secondo alcuni non è riconosciuto come stato, quindi un po' un casino. E invece sono messo male sull'Africa, perché Africa ho fatto solo un paio di paesi dell'Africa del Nord, le Mauritius, che sono, insomma, contano come il 2 di picche. Comunque, torniamo a noi. Il test psicologico che io vi propongo, cari amici, è il seguente. Fate un controllo dei vostri amici su Facebook. Allora, lo facciamo in diretta. Io ne ho tondi 1750. È normale che non conosco tutti i 1750, però la maggior parte sicuramente sì. E quindi dopo un accurato controllo ho voluto verificare quanti di essi mi stanno un pochettino sul cazzo, però sono nonostante questa la mia lista. E devo dire che sto diventando intollerante, insomma, vedetela un po' come meglio credete, ma il numero di lista nera di Giù la Maschera superava i 10. Fatemi sapere e scriveteci a iditalia@gmail.com, così insomma appureremo. Comunque, niente, calcio, parleremo subito di Higuain, prima un pochettino di remix, non abbiamo parlato a sufficienza del derby romano, Lazio-Roma, finito 4-1. Ciao bello. Benvenuti allo Stadio Olimpico, il derby numero 164, un saluto da parte di Federico Zancan e Massimo Ambrosini. Si parte. Maria Brown. Iclea, Pjanic, verticale per Matri, pallone teso nel mucchio, Patrick, Parolo, larga subito per Digne, corner per la Roma, lo batterà Florenzi, Salah, con la testa per Keita, con la testa per Nainggolan, con la testa per Manolas, con la testa per Totti, sulla fascia di Manolas in anticipo, e Sharawi per Perotti, con sostegno Digne che sta accompagnando tanto l'azione in questo avvio, palla dentro, e Sharawi di testa! Si chiude 1-0 per la Roma. Poteva stare al Milan. Riprende il gioco. Lo Lazio a gestire il primo pallone della ripresa. Perotti, Florenzi, Matri, chiude Florenzi, Pjanic, Klose, Matri, chiude Florenzi. Si prosegue Perotti. Ancora un palo. Dzeko la mette dentro. Porta la Roma sul 2-0. Prova a reagire la Lazio dopo il doppio svantaggio. Bellissimo, sul secondo palo. Klose, la porta vuota. Parolo. 1-2. Klose, Pjanic, c'è Keita, Florenzi, Salah, c'è Keita, poi Florenzi con il test. 3-1. Vukanovic, Digne, Perotti, Iago Falk, Pjanic, gioco per Florenzi, la prende Braffaid, po' di confusione, Parolo, al limite Perotti, occhio arriva a sostegno di Iago Falk, Perotti va in porta! Perotti, 4-1. È finita, ha vinto la Roma, 4-1. De Rossi e Totti, in panchina Super Sport. Does it feel? Iditalia, la radio degli italiani nel mondo.
con un nanosecondo di ritardo, creando il cosiddetto buco nero che tanto fa paura a coloro i quali, diciamo, operano on air. Ricordiamo il film di Mazzoli, andatelo a vedere nelle sale cinematografiche. Mazzoli è per me sì un esempio, a parte il fatto che scrocchiamo da lui parecchio materiale e jingle, chi più ne ha più ne mette, è un esempio di quel messaggio che quando ti innamori di un progetto devi crederci fino alla fine, metterci tutto te stesso, anche più di te stesso, e io sto seguendo la sua filosofia, spero di non finire male. Salutiamo Massimo, che anche lui segue tanti progetti, in questo momento si trova al sud della Polonia, dalle parti di Chorzów, vicino Katowice, e poi ne parleremo, ci racconterà anche che aria tira da quelle parti, e soprattutto se c'è Pilu o no, questo è importante saperlo per le nostre statistiche. Io non so più che fine abbia fatto il Calamaro e tutti quelli che ci seguono su Spreaker, perché noi interagiamo anche tramite una finestrella di chat. Comunque il prossimo contributo ci proviene sempre dagli amici di Radio DJ, in questo caso non dallo Zoo di 105, ed è interessante perché il titolo che mi propone e mi propina la regia è La pistola che spara champagne. Per brindare a un incontro. Ciao belli. A Ciao belli presentiamo l'ultima trovata che arriva dagli Stati Uniti. La pistola champagne. È un oggetto in tutto per tutto simile ad una pistola d'acqua. Con la sola differenza che invece del serbatoio dell'acqua ha un sistema di aggancio dove va inserita una bottiglia di champagne che può quindi essere spruzzata agli ospiti della festa. A pochi giorni dalla sua uscita, la pistola champagne ha già avuto un clamoroso successo. Nonostante il prezzo non sia proprio popolare. Bene, $459. Il primo lotto da 400 pezzi è stato esaurito in pochi giorni a ridosso della Miami Music Week, in cui numerosi rapper fanno gara nell'organizzare le feste più lussuose. A piazzare il prodotto in Italia c'è Roberto Ferrari. La pistola champagne, quella che spruzza anziché l'acqua lo champagne. Ah, ma senz'altro, buongiorno. Io le mando la pistola, lo champagne sceglie lei. Noi non abbiamo comprato la pistola, non lo so io. La pistola a champagne, signora, la pistola che spara lo champagne. Non lo so, mia azienda non ci sta, io non lo so. Chiamate più tardi. Lei non l'ha vista la pistola a champagne. Non vuole sparare. Non la vede la pistola a champagne, non l'ha vista. No, no. Vabbè, allora chiamo più tardi? Una pistola champagne? Una pistola che spara champagne. Ah, io non ce l'ho. No. No, ma qui è una casa privata. No, gliela porto io, anziché essere una pistola ad acqua, quelle che si usano d'estate. Questa è una pistola a champagne, che anziché sparare c'è l'acqua, spara lo champagne. Certo. Ma io cosa mi serve questa pistola? Può farsi vedere dagli altri che non ce l'hanno, magari qualche sua amica, qualche sua... Ah, ma no, 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 non mi interessa proprio. Lei sarebbe l'unica ad avere la pistola che spara lo champagne, perché la sto commercializzando. È tipo un vicino, è bellissimo. No, no, no. La vuol provare? Tanto a me non piace lo champagne, guardi, non piace. Mi roba di vini, a me non. Che cosa le piace? Cosa le piace? Cosa beve? Niente, niente, grazie. No, non lo vuole. Beve l'acqua, pistola d'acqua c'è già. Non c'è Giovanni, chi è? Sì, sono Roberto, mi sente? Ah, Roberto, non c'è Giovanni che è uscito. Non c'è, capito. Confuso per Era per la pistola champagne, era. Cosa? Era per la pistola, quella che spara lo champagne. Ah! Ha capito. Cosa faccio? La mando lì? Ah! Vabbè. Ma volevo fargliela provare, capito? È una cosa nuova, va. Va molto. Ah, sì. Va molto a Miami, va molto, capito? Ah. Tu metti dentro lo champagne e spari lo champagne. Ok. Va bene? Va bene. Glielo dici tu? Sì, glielo dico io. Va bene, ok. Cosa gli devi dire? Cosa gli devi dire? Il champagne, così mi avete detto. Sì, la? La bottiglia, No, la pistola. Ah, la pistola. Ma va bene. Senti un po' a spiegarla. La pistola che spara? Il champagne. Il champagne. Vabbè, quando si ritira glielo dico. Dai, quello si ritira. No, ma non mi interessa, non sono interessato. No. Sicuro? No, no. A lei cosa fa? Non siamo a Miami, purtroppo. Cosa fai di bello? Agricoltura. Ah, bene. Male invece, altro che bene. Come male? Perché? Male perché i fatti vanno male. Come i fatti vanno male? Vedrà che quest'anno ci sarà un bel raccolto. È un agricoltore. Ma chi è? Ma con chi ce l'ha? Ma chi è, sua moglie?
Vedi che sua moglie vuole provare la pistola champagne. Vedi, vedi. No, non mi interessa. Gli faccia un bel regalo, la pistola champagne. No. Mi passi sua moglie. No. Non sono sposato, non si sa. È single. Sarà la mamma. E chi è la signora? Chi è la signora? No, non mi interessa. Posso venire lì e fare un po' di sparatine con lo champagne? Giochiamo io e lei. No. Ma magari lì fuori sul campo, capito? Ci mettiamo lì sul campo e io sparo a lei e lei spara a me. No, senti, io la devo lasciare perché c'ho da fare. Che cosa deve fare? Se stai ciucando, vedi chissà questo un ciuc, perché non so tipo che piace ciucare. Non ho capito, scusa. Ho detto fare un culo a mano. Ciao, è Radio Id Italia. Amici, io ancora non riesco a capacitarmi di come possa essere accaduto in MotoGP, anche se chiaramente ne ha goduto il mio amato eroe Valentino Rossi, che due motociclisti della stessa scuderia, la Ducati, abbiano potuto cozzare in questa maniera. Cioè, Dovizioso è incazzato perché insomma, sulla irruenza di Iannone, insomma, ci sono un po' di perplessità, ecco, quindi non lo so. Comunque, temperature abbastanza elevate. Quest'oggi avrò anche come ospite il mio nipotino, che ha un nome veramente importante, Enrico, come il sottoscritto, e mi arriva dalla Terronia, dritto dritto, quindi stasera mi sa Massimo che lo porto così, lo svezzo io, ci penso io, lo porto in qualche posto malfamato qui della Caracas, di noi varsaviani. Amici, noi siamo una radio, ogni radio che si rispetti deve avere il suo gioco a premi, però pare che ci sia uno sciopero degli autori, e il personaggio preferito dal nostro ascoltatore Simone dalla provincia di Bolzano. Ciao, bene, un salutissimo a tutti da Luca Giurato. E siamo tornati dalle vacanze di Pasqua. Benissimo. Siamo sempre più agguerriti e pronti per giocare, perché qui alla RAI, lo sapete, è tutto un work in progress, quindi work in progress. Progress. Scusate, chiedo fregna. Comunque noi siamo sempre sul pezzo. Come si dice, si noi della RAI abbiamo sempre il cervello acceso, vero? Sì. Autori, benissimo. Allora, carissimo Roberto e carissimo Angelo. Angelo, l'ho detto giusto, perfetto. Allora, vi devo ringraziare per lo spazio che mi concedete nel vostro programma, che per me è una grande vetrina. Ma lei non ha bisogno, Però oggi per me è una giornata importantissima, perché presentiamo un nuovo gioco. Guardate, non ho tempo di spiegarvi, perché ve lo dico, è una bomba atomica, è una bomba atomica dei quiz, la madre di tutte le battaglie, come diceva chi lo diceva? Non me lo ricordo. Chiedo frega. Allora, regia, dobbiamo andare. Avete già la concorrente? Meglio di così. Vai. Pronto? Allora, buongiorno, sono Duca Giurato, questo è Rai 1, signora, la stiamo disturbando? Allora, la domanda era: ci sta. Personaggio in bianco e nero interpretato da Rita Pavone negli anni 60. Personaggio interpretato da Rita Pavone negli anni 60. Io sono nata nel 1970, però. Aia. Vabbè, dai, glielo dico io, Gian Burrasca, facciamo un applauso alla nostra Gian Burrasca, vabbè. No, questo per portarle a dire che se vuole giocare con noi al gioco Gian Burrasca. Dalla Cairo Editore, che salutiamo, che è la sponsor del nostro gioco. Posso sapere come si chiama, signorina o signora? Signora, sì, lei ha chiamato comunque in un ufficio, in uno studio. Ah, scusate, purtroppo non ho chiamato io, ha chiamato la regia, le chiedo fregna. Ma lei sa dove ha chiamato? Sa dove ha chiamato a Bari. A Bari. Il mio nome è Roberta, tutti mi date una grazie. No, assolutamente, a noi ci basta il suo nome, carissima Roberta, se vuole giocare partiamo con il gioco, se lei invece in orario di lavoro le devo chiedere. No, io ero con la borsa in mano perché il mio orario di lavoro è finito, però io non ho.
serve la TV? No, perché stiamo registrando, quindi assolutamente. Se vuole giocare, partiamo subito con il gioco. Solo che io non la vedo perché non ho la televisione. Il televisore magari mi aiuta se c'è bisogno di vedere qualcosa. Il famoso aiutino non si nega a nessuno. Grazie, carissima amica. Ci mancherebbe altro, carissima Roberta. Allora, salutiamo gli amici Baresi e passiamo subito a regia. Possiamo partire con il gioco. Allora, benissimo, è arrivato il momento di annunciare il nostro nuovo gioco che si chiama Giamburrasca e diciamo a Roberta che ce lo spiega subito il capo dei nostri autori, l'indefesso Gigi Gazzosa. Può spiegare le regole alla nostra Roberta? Scusa Luca, ma in qualità di capo degli autori ti devo comunicare che noi siamo in sciopero. Come in sciopero? A causa delle troppe ore di lavoro non retribuite, sciopero. Quindi niente Giamburrasca. Cioè, me fate fa tutta sta manfrina con e l'amica al telefono e poi mi dite che non si può fare gioco. Cioè, Roberta, le posso chiedere scusa? Sì. Abbia pazienza, ma proprio veramente una cosa che non mi aspettavo. Scusate, autore, adesso che cazzo faccio? Me lo dite? Io c'ho una signora al telefono. Cioè, non è uno scherzo, è tutto vero. E purtroppo è tutto vero, carissima amica mia. Cioè, perché questi non sanno come si lavora giorno. Cioè, state uscendo tutti dallo studio. Ve ne state andando? Bene, siete proprio dei bravi figli della mignotta. No, Luca, non me ne frega niente. Abbiate pazienza. Roberta, le chiedo umilmente scusa da parte mia e da parte dell'azienda. Se vuole ci sono dei premi di consolazione per lei, questo non glieli nega nessuno. Allora, partiamo con un asciugacapelli al neon offerto dalla ditta Neon Giovanni di Pavia, al quale faccio un applauso. Allora, l'asciugacapelli al neon è molto più lento di un normale asciugacapelli, ma è più efficace perché dopo tre ore di esposizione al neon il capello diventa per il 40% più docile al pettine. Lei c'ha i capelli lunghi? Ricci, benissimo. Allora, lei non lo sa, ma grazie alla chippitina che è contenuta nel bulbo capellifero, fa reazione con i raggi del neon. Insomma, signora, le sto regalando un prodotto rivoluzionario, innovativo, e facciamo un applauso al nostro sponsor. Regia, io vado avanti con i premi, glieli voglio da tutti, perché la signora gentilmente. Allora, continuiamo. Allora, le diamo anche un traduttore di Abbai offerto dalla ditta Franco Benzina di Busto Arsizio. La ditta Franco Benzina si è inventata questo traduttore di Abbai, al quale lei praticamente può capire quello che dicono i cani. È una cosa bellissima. Lei ha qualche cane? No, cani no. Allora, altrimenti le posso dare pure il traduttore di Mia Colata, che è un prodotto sempre. Quello serve per capire quello che dicono i gatti. Possiamo cambiare regalo, questo forse non mi interessa. Allora, abbiamo anche un estimatore in granito offerto dalla ditta Movaio di Paravati in Calabria. Ma hanno scritto gli estimatore. È un apparecchio elettronico che ripete le parolacce ad alta voce quando non vogliamo fare peccato noi. Quindi se lei deve dire una parolaccia a qualche persona, preferisco dirle da sola anche quella. Ho capito, però fa peccato, quello insomma sono cose che una incoscienza. Ma come mi arrivano questi premi? Adesso poi la metto in collegamento con la nostra segreteria, sicuramente. Non ci credo. Oppure c'è anche, per finire, un regalo, un'automobile modello Fantomas, prodotta in serie limitata dalla Citroen Fiat, che è la nuova casa automobilistica nata dalla fusione della Citroen e della Fiat. Ma la Fantomas che per ora è, diciamo, è solo modellino scala 1 a 10, piccola, ma la piccola macchina ha bombato, amica, ha fatto bene la Boelcansa ad allearsi con i francesi, lo dico. Mi regala il modellino? Perché ancora diciamo in fase sperimentale. E poi ci abbiamo la bambola Lea Perotti, che fa i succhiotti. Allora, la bambola Lea Perotti è prodotta dalla ditta Antonov di Miami ed è molto reale perché spara certi succhiotti che le vengono tutti lividi sul corpo. Credo proprio che non sia il caso. No, brava, brava Roberta. No, non credo che sia il caso. Non le piace? Non gliela mando quella? No. Guardi che veramente la bambola era bellissima. Allora facciamo solo per la parolaccia, quello della parolaccia. No, quello non lo voleva. L'asciugacapelli.
Allora partiamo per l'asciugacapelli, va bene? Allora la possiamo contattare a questo numero, va bene? Dopo tre ore sono già asciutti. Sì, se è immediata la telefonata, sì. No, perché... Al limite la possiamo chiamare nel primo pomeriggio, va bene? Mi dicono dalla redazione a Monitor, sì, che se possono chiamarla al pomeriggio. Domani mattina. A domani mattina. Sì, vabbè, sì, allora rimaniamo, scusa, mi fanno tutti i segni, mi dicono. Allora, e domani mattina contatteremo la signora Roberta per il phon, giusto? Neon. A Neon. Signor Giurato, sì, non domani mattina, perché domani mattina ho chiesto un permesso, sono in ufficio, mercoledì mattina. Allora, aspetti che guardiamo sull'agenda della redazione, mercoledì mattina potete chiamare la signora. È uno scherzo, signorina. A tu Giussi va a farti i galli. No. Beh, sposti i galli, chiami la signora, va bene? Perfetto. Allora, asciuga i capelli e poi è la macchinina per mio figlio. È la macchinina, perfetto. Bene, d'accordo. Bene, la ringrazio Roberta, un grandissimo abbraccio dal nostro Roberta. Studio. Radio DJ 9:26 minuti primi, quindi c'è il phon al neon, la bevanda fluorescente che commercializza il mio amico Massimo, una bevanda alla frutta energetica, ne parleremo, anzi magari dovremmo iniziare a venderla tramite anche la radio, chi lo sa, magari funziona. Quindi neon dell'amico Massimo e... Andiamo avanti perché abbiamo parlato di phon, quindi non era il collegamento il neon ma il phon. Ma perché l'uomo perde i capelli, e pare che li perdiamo soprattutto di notte, e la donna molto più raramente, diciamo, ha questo problema dell'alopecia? Perché, Jenna, soprattutto perché sfacimma diventiamo pelati e invece le donne tenere tutte i capelli? Lo chiediamo a un romano, uno molto più bravo di me, però con lo stesso nome. Il problema invece di difficile risoluzione è nella perdita di capelli. L'uomo purtroppo perde i capelli a vista d'occhio, anzi molto spesso l'occhio umano manco li vede i capelli che perde. Ma perché? Perché l'uomo li perde nella notte, è nella notte che maggiormente l'uomo ha perdita di cuoio capelluto. Ma perché? Perché l'uomo nella notte par che dorma, ma l'uomo ha le agitazioni, ha le problematiche, il sostentamento della famiglia, l'economato del proprio nucleo familiare, le problematiche dei figli. E quindi l'uomo appoggia sì la testa sul guanciale, ma ragazzini, mia moglie a nascosto dopo che l'assicurazione della macchina cambia il bollo, ecco, questo sfregamento della capoccia crea un'energia elettrostatica, quindi una corrente positiva e negativa. È chiaro che il cuscino di per sé è positivo, la capoccia con i pensieri è negativa, una corrente uguale e contraria si attrae ma si respinge, quindi vengono respinti i capelli dalla capoccia e rimangono attratti dal cuscino. E lì abbiamo l'alopecia areata, quella che in scienza viene chiamata alopecia a mozzichi e bocconi. Ora, se invece la maggioranza di capelli, grazie, se invece la maggioranza di capelli rimane attratta dal cuscino, e la maggioranza di capelli che rimane attratta sul cuscino, che dice alla minoranza che è rimasta in capoccia, ma venite con noi, ma che state a fare là, siete quattro peli? E lì c'è l'alopecia totale, quella che in scienza viene chiamata è calvizie. Come si copre la calvizie? Con che cosa? Coi pennarelli, piano piano, ci va un po' di tempo, però si copre. Il problema invece irrisolvibile è quello della perdita di capelli circoscritta alla parte centrale della capoccia, quella che in scienza viene chiamata piotta. Ecco, l'uomo che ha la piotta, come può nascondere questo problema? Anche perché l'uomo che ha la piotta è di difficile convincimento, di rassegnazione, voglio dire, chi ha la calvizie si vede e si rivede quotidianamente, prima o poi abbozza. Colui che ha la piotta, quando si vede frontalmente non constata il problema, quando si vede di lato non è suo il problema, e quando va a fare shopping magari con i negozi col doppio specchio, annaggia, c'ho la piotta, ecco.
quindi è di difficile rassegnazione. Come può l'uomo far sì che quello della piotta non sia più un suo problema? O meglio, come può far sì che quello diventi un problema secondario? Come fa? L'uomo se imbriaga, l'uomo se tracanna un bel litrozzo di vino la mattina presto a stomaco vuoto e dopo 20 minuti dall'ultima goccia vedrai che quello dei capelli della piotta è l'ultimo dei problemi, quello suo problema vero è arrivare a casa senza sbattere la capoccia sopra qualche spigolo di marmo. Qualcuno può obiettare e dire sì, però a me questo sembra un espediente pecoreccio, io vorrei qualcosa che duri molto di più di una brutta sbronza, o brutta sbronza che non sei altro. E allora ecco che arriva in aiuto il tappo di sughero della bottiglia che ti sei tracannato. Il tappo non va buttato, va conservato. Il tappo di sughero va bruciato con un accendino, quel nero che si crea va sprecato nella parte interessata e non si vede più niente, si vede solo se piove perché il nero cola sulla giacca, ma se stai sotto una tettoia qual è il problema? Qualcuno può dire sì, però a me questo sembra comunque un espediente troppo casalingo, io vorrei qualcosa che già mi appartenga. E allora c'è il riporto. Si fa crescere una basetta che è già di proprietà del soggetto, una basetta almeno 30 cm più lunga dell'altra, la si fa crescere chiaramente in cattività, poi la basetta la mattina è un po' per i fatti suoi, quindi si prende la basetta, ce se parla, gli si spiega qual è il problema, lei se è affettuosa capisce, la si cura, la si stira, quando è bella ferma, calma, col pettinino, con l'acqua, la si riporta sopra e lì abbiamo riporto a capanno, normale, quindi, oppure riporto a girello, ma lì devi essere bravo, oppure il doppio riporto, ma ci vuole una basetta minimo di un metro e mezzo, perché devi fare il primo e il secondo giro, che ti fa anche la barba, ti dà quell'aria intellettuale che piace molto ad alcune donne. Qualcuno può obiettare, a me questo che obietta già m'ha stufato, e dire però questo è comunque un espediente un po' alla Carlona, io vorrei qualcosa di più moderno. E allora c'è il tupè, si va dal tuperaio, si fa fare un calco della piotta, tanto quello è raggio per 3,14 perché è un cerchio perfetto, e viene fatto il tupè su misura. È chiaro che il colore non combacerà mai, perché il tupè si vede. Chi è proprietario di tupè si vede proprio da lontano, dice guarda quello, ah guarda quello, c'è il tupè. Fra mille è riconoscibile, perché? Perché non combacerà mai il colore dei capelli. Ma perché? Perché il tupè, lasciandolo sul cruscotto della macchina, i raggi solari ne confondono e ne sbiadiscono il colore, ma questo è provato, scientificamente provato. E purtroppo poi il tupè, essendo fatto di capelli sintetici, subisce l'energia elettrostatica. Col tupè di fronte al tubo catodico, dopo mezz'ora di televisione, del telegiornale, c'hai i capelli a raggiera che se sbatti le mani esche nei guai. Ma. Qualcuno può obiettare e dire, ah però io vorrei qualcosa di definitivo. E allora c'è il trapianto. Vengono trapiantati dei capelli presi in alcune zone della capoccia, più irrorate di sangue, con tutto il bulbo, vengono strabulbati e rimbulbati laddove necessita. C'è qualcuno che addirittura azzarda il trapianto dei peli, vengono presi dei peli in alcune zone del corpo dove ce ne sono di più, vengono strapelati e rimpelati laddove serve. Così si rischia però di avere qui i capelli lisci e qui dei torsoli di capello di sta sezione, difficili anche da pettinare se vogliamo. Qualcuno può obiettare e dire sì, tutto questo per salvaguardare l'uomo che ha la perdita dei capelli nella parte centrale. Ma se qualcuno perde i capelli nella parte occipitale, benissimo. Se l'uomo moderno perde i capelli nella parte frontale, la cosiddetta fronte alta, cioè se l'uomo moderno vede ogni anno spostarsi sempre più all'indietro la linea di demarcazione fra vuoto e pieno, cosa fa? Si va in ambulatorio, una piccola anestesia locale, vengono spostati l'occhio un po' più indietro e il problema è risolto. È semplice. Qualcuno
avrebbe da ridire, dire sì, però ora io così facendo ho parecchio spazio fra la parte superiore del naso e la parte sotteriore degli occhi, va bene. Ci si va il giorno dopo, sempre in anestesia locale, viene messo il naso un po' più sopra, la bocca obliqua, così occupa tutta la superficie e hai risolto il problema. Ma ora perché io sono qui a dirvi queste cose? Non perché io... Sono depresso, sto giù sui PG, sono un altro nome. La faccio finita, è meglio sparire, zot, vi lascio la fotografia, baciavo la Carrà. La faccio finita e fammi il piacere, cosa dovrei dire io, m'han sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo, che lo sa, la prendo sul serio, sai, fuggiamo alla grande, fuggiamo da sta. Si parte stasera, è meglio domani, guardiamo la partita, so già com'è finita. E allora, e con la bici fuggiamo e chi lo sa, si parte sul serio, dai, partiamo alla grande, partiamo da sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatore, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatore, facciamo che andiamo, c'è gente che ha pagato, non può finire qui, ci stanno chiamando, bacini, dai, si va, aspetta un momento, corre in prima fila, mi ha guardato e ci sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, Radio Id Italia News. Anche i ricchi piangono, cari amici. Nel 2015, la Svizzera ha esportato circa 28 milioni di orologi per un fatturato di circa 20 miliardi di
euro. Chiaramente i più pregiati sono quelli con il meccanismo cosiddetto meccanico, quindi non al quarzo. Di questi 6 milioni di orologi meccanici, circa 3 vengono esportati dalle tre marche su cui l'industria dell'orologeria svizzera si fonda, e come potete immaginare una è Rolex, cioè Rolex al polso, la seconda è Omega, chiaramente famoso l'orologio Seamaster, mi sembra che si chiama, quello che andò sulla luna, insomma una di questi qua, e la famosissima Cartier, così giusto in ordine di peso. Quindi il 2015 è stato un anno durissimo per le esportazioni di orologi. Le cifre secche parlano di meno 3,3% di fatturato complessivo e un meno 2% per i meccanici. Nascondono il fatto che a crollare è stata proprio la grande Cina, quindi Hong Kong, che è il maggiore mercato, ha subito un calo del 22,9%. E la Cina, terzo mercato, del 4,7%. Ma il vero problema non nasce dal fatto che i negozi si chiamano Greater China sono pieni di orologi invenduti, il che vuol dire enormi cifre immobilizzate che impediscono qualsiasi ripresa. Non a caso i primi due mesi dell'anno avevano confermato il calo, e fanno dire a persone come Stefan Urquhart, che è il presidente della Omega, che la tendenza al ribasso è ben lontana dall'arrestarsi. Servirà del resto almeno un anno per ripulire negozi da questi invenduti, ritirandoli per poi spedirli nelle più grandi città di provincia, presumibilmente nella stessa Cina o anche in Russia. Le prime reazioni dell'industria svizzera sono state sono quelle sempre sperimentate in occasione di altre crisi, quindi taglio della produzione, licenziamenti del personale, il tutto intorno al 10% per far fronte a questa situazione. A questi provvedimenti si aggiungono altre misure, come il taglio drastico delle boutique monomarca nei paesi di maggior sofferenza. Nelle prime due fiere dell'anno si è poi notato un taglio netto al numero di nuovi orologi presentati, e serve a non aggravare la situazione già asfittica dei negozi, ma al tempo stesso costituisce un'ulteriore causa di rallentamento del mercato. A Basilea arriva la vivacissima risposta di Rolex con un Air King e il nuovo tra l'altro Explorer, che costano poco più di 6.000 euro, quindi una bazzeccola, ve lo dice uno che non indossa l'orologio al polso né sinistro né destro. E poi ci sarà una nuova versione, ennesima, in acciaio del cronografo Daytona, e poi un'altra in oro di un Oyster con il nuovo movimento di manifattura. Vuol dire che Rolex è già pronta a produrre grandi numeri del nuovo movimento, e potrebbe magari il prossimo anno, se lo ritenesse opportuno, proporlo anche nella versione tutto acciaio. E quindi vabbè, non ce ne frega più o meno, almeno in questo. Ah, c'era una foto bellissima in questo articolo di al-Baghdadi, personaggio temutissimo, con al polso un Rolex mentre parla, ben nascosto. Va bene, Jean-Claude Biver, chi è che il avverte di voler incrementare, è l'amministratore delegato del gruppo, di questa parte del gruppo LVMH, che sarebbe Louis Vuitton, Moet Chandon, Hermès, ONC, quel che cazzo l'è. E poi chi c'è ancora? Nick Hayek, che è l'amministratore delegato di Swatch, che campeggia fin da quando nello studio è insediato il padre, la massima di Harry Ford: chi smette, questa la ripeto, chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Io faccio oro di questa massima e vi propongo un autore scomparso, Mango, oro. Per averti pagherei un milione anche più, anche l'ultima Marlboro darei, perché tu sei
per un sì. Oro, 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 per amarti così. Distesa pura, ma tu ci stai. Perché accetti e ci stai. E così tu cadi giù. Io non ti voglio già più, inaccessibile non sei, non cogli dei, tu sei senza dei. Oro, 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 quanto oro ti darei. Oro, 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 per averti così distesa pura. Povero, povero Mango, per motivi di tempo dobbiamo subito passare a Cruciani, Donato da Varese. Ascoltate questo. Telese numero. Beh, quanti musulmani ci sono in Europa? Telese is back. Telese contro Gasparri, ieri sera. L'argomento qual è, amici miei? Naturalmente è cosa fare con gli islamici, cosa fare con i terroristi islamici, la solita roba trita e ritrita. Però ve lo propongo perché c'è un Telese in grandissima ottimo forma. Telese is back. Quanti sono i musulmani in Europa secondo te? Grosso sono modo. Diversi milioni. Quanti? Sicuramente. Quanti? Diversi, oddio, che vuol dire? Sono molti milioni. Non sai troppi. Di che cosa parli? Sono quanti? Più di quelli che noi quanti possiamo sopportare. Quanti più o meno? Sai di che cosa stai parlando? La quanti sharia sono? Nelle nostre terre. Vabbè, ora urli perché non sai quanti no, sono. No, urla cioè già, tu arrivi preparato problema, con una preparazione guarda, da compito dell'elementare. Io sono per Saputello. Ma il terrorismo. No, io lo difendo il terrorismo. Sì, quanti sono? Hai idea di che cosa stai parlando? Allora, la questione è molto semplice, con un argomento semplice, con un argomento beh, semplicissimo. No, mi ha fatto una domanda quanti, corretta. Quanti giusto sono gli islamici in Europa? Gasparri è andato in crisi e ovviamente quando uno va in crisi reagisce a modo suo, come Gasparri, no? Che dice, sei complice dei terroristi, via. Cioè se uno fa così a un esame universitario, ma poi viene mandato via senza neanche firmare sul libretto. Poi delle vittime, la dei gente musulmani sta capendo che tu siccome non sai quanti vabbè, sono vabbè, i musulmani in Europa, non ne hai neanche sono un'idea, non capisci un neanche questo il numero, allora dici che io sono un amico ai terroristi, la certo, marina italiana è diventata la marina degli scafisti, certo, che è una cosa grave, tu sei un fascista serio, devi stare con le forze dell'ordine. E chi è diventato un nemico della polizia, sei un provocatore. Allora la cosa incredibile è se sei un fascista serio devi sì, stare con certo le forze dell'ordine, giusto, perché giusto lui dice che stato la marina militare e la polizia fondamentalmente sono diventati amici degli scafisti, ma molette, no? Pacifisti, sì, sì, collaboratori certo degli scafisti eccetera, sì, eccetera. Sì. Vai. Ci vorrebbe il contatore come Teleto, perché grazie ai tuoi amici ne entrano io, migliaia, ma io, ogni io giorno, faccio il terrorismo. Hai capito? E non vogliono ma la nostra democrazia, sì, la nostra libertà. Tu sei uno schiavetto di questi della sharia. Questo sei sia, sì, sei uno schiavetto della sharia. Tu non sai niente perché essendo un comunista sei subalterno a questa no cultura, cioè, del terrorismo questa e dei clandestini. Ma questa è la verità. Tu sei un apologeta degli assassini. Questo oh, sei. Ma neanche una parola di condanna. Non sai quanti musulmani c'è in Europa. È grave, ma chi no se ne fotte se sono 30 milioni o 40 certo, milioni? Come no? E che Gasparri vuol dire? Col pulmino allora, di porta siccome via sono tanti, ti devono ammazzare tutti. Sì. Questo ma stai calma dicendo. Ti viene pure un problema alle coronarie. Telese 10 all'ode. Telese 10 all'ode. Calma, ti viene un problema alle coronarie. Molto bene, ma che molto cazzo bene mi frega se so 30 milioni, 40 milioni. Sì, vai col pulmino a prenderli. Vai. Bravo, col pulmino, giusto, bellissimo. Tu sei ma una facevi così anche degli a scuola assassini. Sì, la gente assassini come, ma come te mi mandate per favore questo servizio questo sulla moschea di Roma, la nostra Elena Redaelli Saputello, amico degli assassini. Ci sei rimasto sei male che non sai ma cosa mi no, male. Ora mando ma un che servizio, me ne no? Ora mando un servizio, ve lo dire dico. 30 a rientro del servizio, allora che o la piantate o io faccio meglio di voi due. Ma il problema è il numero o che ammazzano? Si mette a sedere. Il problema è il numero. Sembri ma vuoi mandare via pure Shaquille? Mike mi vuoi mandare via come Shaquille, bellissimo.
Molto bene, molto. Ragazzi, diamo un voto qui stasera a Gasparri versus Telese. No, 10, Telese is back. Donato contro D'Artagnan. No, Donato contro D'Artagnan. No, quello ho sentito, quello è stato terribile. Lì è rimasto annichilito. Donato, chiama, ti prego, per dire qualcosa su D'Artagnan. Ti prego, chiama. Ha detto delle cose vergognose quel Donato lì. Ah, amico mio. Sai che, tra l'altro, non era pronto in quel momento il buon Telese. Un uccellino mi dice che il signor Del Debbio si è molto incazzato perché naturalmente temeva che Gasparri cominciasse a fare qualche telefonata a casa Mediaset, no? Però pare che Gasparri non abbia fatto nessuna telefonata a Mediaset per dire no, ma che cazzo è Telese, conduce Matrix, anzi stasera credo c'è Matrix stasera, forse sarà ospite, forse bene, sarà ospite. Benissimo. Sei crudele. Vabbè, ciao. Senza controllo sanitario. Che hanno bombardato questi vari paesi. Eccoci, 800 24 00 24, 393 71 71 701, il numero per i WhatsApp, mi raccomando, odio dire i numeri, ma è così. Donato, Donato da Varese, l'ho chiamato, caro Donato, l'ho chiamato, eccolo. Grazie, qui. Grazie Giuseppe. Dimmi Donato, dimmi. Io sinceramente sono molto incazzato. Ma su che cosa sei incazzato? Oddio. Aspetta, parla più forte, dimmi. Su tutto sei incazzato. Se mancava, cioè, il suo prima parere. Cosa, quel Telese di merda, questo che si permette così di chiamare fascista. Le Telese di merda, vede che l'Islam ci taglia la testa e chiama fascista qualcuno. Ma basta. Ci ammazza i nostri connazionali, sì. E gli sporchi comunisti, cosa che cazzo fanno, chiamano fascisti. Ma ci chiamano fascisti. Ma così quello che Telese, ma che dice questo? Allora, Telese non è nessuno. Telese sparisce nella sua nullità, ma io non voglio parlare di questo, questa merda. Di Telese, non vuoi parlare di Telese, non si merda. Ma non c'è, io voglio parlare, non c'è, è ingiusto, di non c'è per difendersi. Dai. Miserabile, non c'è neanche per difendersi. Ascolta, e rispondere alle tue stupidaggini. Dai, Tito De Vicente. Vabbè, allora, però non iniziamo così, vai, che volevi dire, dai. Donato da Vare, dicendo sto nemico della nostra Italia, allora. Nemico, sì. Questo nemico, questa vergogna di Israele. Questa è una vergogna di Israele! Questo miserabile che è a fianco, che peraltro lui è soltanto una pedina, è la vergogna. Ma perché? Dell'Israele. Perché? Di ma perché? Ah, la vergogna dell'Israele. Ma perché sarebbe la vergogna di Israele? Ma ti rendi conto? Allora, lui attacca Buonanno. Buonanno è un mio connazionale, è un italiano. No, ma che c'entra? Non è che tutti gli italiani vanno bene. A prescindere di che cazzo sia Buonanno! Io voglio sapere lui perché. Se cerne quell'odio tremendo contro un sindaco e non contro un chi sindaco. Ha dichiarato la nostra dipartita. Allora, noi non abbiamo una guerra. La nostra guerra è già finita con 42 milioni di islamici in Europa. La nostra guerra è già finita. Tu mi devi far incontrare il più grande imam della terra, al quale devo fare 10 domande. Queste 10 domande. Allora, queste 10 domande devono essere. Allora, io rispetto l'Islam. Ripetiamo, io rispetto l'Islam. Non mi sembra che rispetti l'Islam, scusa. Mentali croniche, malattie psichiche gravi, eccolo qua. La fondazione. No, però no, il tema delle malattie mentali indica diversi disturbi. Davide, vuoi stare zitto un attimo, se no non si capisce. Allora. Scusa, sto cercando malattie mentali gravi, scusami. Allora io zitto questa volta. Malattie mentali. Allora io dico una cosa, Donato, 42 milioni di disturbi mentali e telefonate, cioè, eccolo qua, il legame tra disturbi mentali e patologia, eccolo qua. Allora io Merda, siamo finiti, ma non hai più il legame non tra malattie mentali, il nostro futuro tra disturbi mentali e malattie gravi, ecco, non quelle puoi ipotecare nemmeno Dio adesso, perché siamo completamente fottuti. Voi state in radio come delle persone, ma è già finito. Ma io non ho capito, tu attacchi, tu hai attaccato Parenzo perché se la prende con Moranno invece. Davide, però non capisco, se no. Ah, scusami, non capisco. No, non capisco. No, non riesco a parlare, Psichiatrico Varese, psichiatrico. Dai una scappata in faccia che rivendichi 12 milioni italiani. Centro psichiatrico di Varese, ecco, centro diurno di Varese, servizio informativo psichiatrico, che lo chiamo. È un soggetto che non esiste. Non esiste. No, però la psichiatria è tossica. Non ho capito, tu che cosa a Varese, ecco, tra Varese. Nella tua inesistenza. Via Maspero 22 0332, virus che non si vedono, ma ti portano al cimitero.
Questo qui non esiste! Dipartimento di salute mentale di Varese, dai, pronto? Di merda. Attimo, questo qui non serve a nulla, come non serve a nulla. Però scusami, tu gli sto chiamando in viva voce, cioè tu gli riproveri, aspetta, tu gli riproveri che cosa. Tutte le cazzate che ha detto Fini. Eccolo qua. Ma aspetta, tua fine ha detto aspetta. Delle grandissime cazzate! Chiamiamo il centro psichiatrico di Varese. A me raccontare quelle cazzate su che cosa squilla perché sì. Però sì, scusami un attimo, qua. Scusami un attimo. Sì, ma chi stai chiamando? Non ho il capito. Centro psichiatrico di Varese. Ecco, ma dai, qua, aspetta. Su. Sì, 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 aspetta. Tagli una sì. scarpata in faccia. Ecco, però ecco. Tagli una scarpata in faccia e dai. Pronto? Contento. Pronto? Salve. Allora, vuol... È Radio 24, c'è un'emergenza, voglio... c'è tal Donato da Varese. Ah, lo conoscete già. Lo so, sì sì sì, un caso. No, perché sta chiamando ora in radio, però oggi è particolarmente agitato. Pote... Ma come ah, non avete più la medicina. Ma come, si può, come può uscire? Senta, certo, vi diamo l'indirizzo, certo, però se può intervenire Franco, perché lo vedo molto agitato. Ma un certo Massimo è normale Franco, che faccia sempre. Ma lo conoscete Massimo? Ah, Franco? È normale perché ha uno spasmo. Ho capito. Che scrive ho capito. Stampa, e come si può no, calmare? Per il Corriere, non è per la stampa. Va bene. Però... Grazie. Grazie. Vabbè, scusi. Scusi. Donato. Il giorno dopo l'attentato ha detto. Sì. Bisogna fare un'analisi corretta di tutto quanto sia capitato a Bruxelles. Uomo di merda! Ci sono stati dei figli da là che hanno fatto saltare mezza Europa, ma lo faranno anche dopo domani. Ma lo faranno ancora. La cosa mese. Che voglio capire, tu rimproveri a Parenzo il fatto che ha attaccato Buonanno, invece dovrebbe attaccare di più gli islamici. L'Islam, sì. Dovrebbe attaccare l'Islam pericoloso che abbiamo in casa. Io voglio sapere, gli islamici che cazzo sono venuti a fare in questa Europa? Vabbè, 42 milioni! Andate nella Lega Araba, andate nella Lega Araba e vedete se trovate 42 milioni di cristiani o quanto lui di europei. Questo è vero, non però, si fanno entrare! Questo è vero, però, questo non è vero. Questo mai costi- loro non avrebbero mai istituito un mare nostro per accogliere i cristiani qualora si fossero trovati anche in fase guerre. Questo non è vero, l'altro dice che questo è vero. Ma ci avrebbero le loro quanti, le quanti seguaci hai? Se le sarebbero mangiati i gabbiani, le nostre battaglie, se le sarebbero mangiati i gabbiani. Scusami. Renzi deve morire. Vediamo. Io ho come che c'entra io? Che deve morire Renzi adesso? Si trova questo qua al volo. Un assassino. Renzi, un assassino. Vediamo scusami. Un psichiatra al volo. Quando Renzi dice aspetta, noi vediamo. Abbiamo, noi abbiamo perché gli italiani. Sì. Perché gli italiani vediamo se trova sto psichiatra al volo. Che noi in Italia è grave la situazione. Tutti quelli che hanno fatto gli attentati erano europei, ragazzi. Erano europei. Uomo di merda, perché no? Vediamo un attimo, la dottoressa. Però Donato, scusami un attimo se ti chiedo una cosa. Capisco prego. Che tu sei sì. un po' no, colpito no, no. dagli attentati. No, lo capisco, lo capisco che ti sei. Guarda, che io sto mettendo a repentaglio la mia vita. Lo troviamo subito. In che senso? Con figura che hai a fianco a te. Sì. Che può dottore? Nessuno gli spacca la bacia. Dottore, scusi, è in diretta, dottore. A me hanno detto. Sì, sì, è in diretta alla radio, lei è lo psichiatra, dottor Romano, scusi. Ciò in diretta, Donato da Varese che sta esternando. Dottore, cosa dobbiamo fare? Uomo di merda! Donato da Varese? Sì, è Donato da Varese, è in diretta, sta. Cosa possiamo fare? Sta molto male perché continua a delirare. Aspetta, che medicinale gli diamo, dottore? Passo mia moglie che sì, mi passi la psichiatra subito, la dottoressa Maura, per cortesia, grazie. Aspetta, stai zitto un attimo. Sì, grazie. Chi c'è? La psichiatra, chi è? La psichiatra in diretta, la dottoressa Maura, Maura Levi, una psichiatra di Milano. Dimmi, aspetti dimmi, che vuoi dire alla psichiatra, Donato? Dottoressa Maura? Me la passi subito un secondo per cortesia, Donato, che ma perché ce l'hai con Franco Di Mare? Perché ce l'hai con Franco Di Mare? Non ho parlato di Franco Di Mare. No, perché ce l'hai? Ho saputo che ce l'hai con Franco Di Mare, perché? Franco Di Mare è un miserabile. Un miserabile? A me dovrebbe spiegare che cazzo fa in Rai, a che cazzo serve. Ma perché? Ma è un conduttore, lui, dai, io su. Quando parlo di lui, parlo anche di quell'altro porco. Lì come facciamo a risolvere? Altro. Tutta questa merda rossa che hanno distrutto il mondo! Scusa, ma quando. Scusa, io ho capito, Donato, ma tu veramente pensi di avere 12 milioni di seguaci? Certo. Ma come certo? Dai 12 no, milioni, 12 sì. milioni di seguaci. No, perché non sono Dio. Io ho 12 milioni di potenziali elettori no, che no. mi voterebbero qualora io avessi un pochettino di... Peggiore ma non la luce che più, deve dare cioè... a questa merda a fianco a te. Questo capito. È uno stampino 12 milioni, di l'idea che ha un ego prendi ormai che è impazzito, lo fai a pezzettino, lo fai in infinitesimi parti no, ed esce fuori questo è... qua, quello che è a fianco. Che cioè è incurabile, 12 Donato. Milioni di seguaci. Ciao, ciao, ciao. 12 ciao. Milioni, perché è malato. E
amici e cari Donati da Varese. Io conosco Donato Di Giglio da Varese, che è una persona assolutamente integerrima, che saluto anche, e colgo l'occasione per darvi l'appuntamento a domani. Spero vi sia piaciuta questa puntata della Rassegna Stampa. Ditelo anche agli amici che esiste una radio per noi cittadini aire, e quindi da Varsavia, con un sole che splende e la mia moto che già è pronta per diciamo arrancare, come dicono in spagnolo, quindi per essere lanciata, no, perché non mi sembra la frase giusta. Io mi congedo da voi e vi do appuntamento a domani, alla stessa ora, alle 9. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.